È stato presentato a Milano il rapporto dell'Osservatorio MP di Confartigianato Lombardia, l'altra innovazione. Il tema al centro del rapporto è l'innovazione artigiana, un'innovazione in cui la tecnologia è un mezzo per nobilitare il lavoro dell'uomo, in cui l'automazione aiuta la creatività a prevalere sulla serialità, in cui la parola chiave è personalizzazione, ossia la capacità di rispondere in modo mirato al bisogno e al desiderio di ogni singolo individuo. Durante la presentazione del rapporto sono stati presentati i dati dell'occupazione generata dalle PMI lombarde. Le imprese rimaste sul territorio dopo la crisi del 2008 sono state in grado di dare un contributo decisivo sia in termini occupazionali che di creazione di ricchezza, registrando un tasso di creazione di posti di lavoro del 12,5% superiore a quello delle medie grandi imprese e hanno contribuito in modo massiccio per il 55,9% alla creazione della ricchezza prodotta nell'intera regione. Hanno quindi supportato la risalita dei livelli occupazionali che al secondo trimestre 2018 superano con 187.000 lavoratori in più la base occupazionale del periodo pre-crisi, sempre considerato al secondo trimestre 2008. L'incremento è dovuto in particolare all'aumento di lavoratori dipendenti, dell'occupazione femminile e dei contratti a termine. L'altra innovazione per noi ha un significato ben preciso, che è quello di utilizzare le nuove tecnologie, cioè la digitalizzazione, come strumento. La digitalizzazione vera per noi vuol dire veramente portare le imprese artigiane ad esaltare quello che è il lavoro manuale, quello che è l'idea, quella che è la passione che le macchine di per sé non mettono nel lavoro. Le relazioni all'interno del mondo del lavoro artigiano, nelle nostre botteghe, nelle nostre aziende, viene al primo posto, nel senso noi siamo portati alle relazioni. Per noi è una cosa importante avere relazioni con i clienti, avere relazioni con l'esterno, ma avere le relazioni anche con i nostri dipendenti. Un dipendente oggi ha più facilità a parlare con noi, titolari d'azienda, dei loro problemi familiari. Noi abbiamo gli strumenti attraverso Confartigianato per poter soddisfare questi bisogni che non sono nuovi, sono bisogni di sempre, ma gli interlocutori delle loro richieste una volta erano altri, oggi siamo noi titolari, siamo noi Confartigianato che attraverso il nuovo sociale, chiamiamolo così, riusciamo a dare risposte ai loro bisogni, che sono bisogni familiari, che sono bisogni che hanno a che fare con l'assistenza degli anziani in casa, con i problemi legati ai figli, i problemi legati alla sanità. Da noi in Confartigianato ormai ci sono tutte queste risposte. È importante, mettiamo al primo posto la figura della persona all'interno dell'azienda, per cui tutto quello che riguarda l'innovazione, quella che abbiamo descritto adesso, ma anche quella che si intende innovazione tecnologica, deve sempre essere al servizio della persona, perché è quello che può portare la persona in termini di passione, in termini di anima, mentre produce, mentre fa quel lavoro, mentre progetta quel lavoro o quel prodotto, la macchina non lo mette. I dipendenti sono un investimento, i nostri collaboratori sono un investimento importante per l'azienda e quando abbiamo investito sulla formazione di un nostro collaboratore, questa può fare la nostra fortuna, diversamente sarebbe la nostra sfortuna. La macchina non sostituirà mai l'uomo nell'impresa artigiana, perché l'impresa artigiana vuol dire fantasia che parte da qua, manualità che parte dalle mani, e passione, ma questo non sostituirà mai quello che è veramente il valore che noi portiamo in più